classifica del Genova. Bordo campo. Continua Asta a incitare i suoi a, insomma, controllare la partita e fino a questo momento ci sta riuscendo. E noi appena possibile cercheremo di avere dalla sua viva voce le impressioni. Eccolo, inquadrato il tecnico del Torino. Grande grinta sulla panchina granata. Ma lui lo sa che questi ragazzi vanno guidati con grande determinazione, con questi urlacci se vogliamo, per tenerli sempre svegli. Fin qui ci è riuscito benissimo perché la squadra ha risposto sempre con grande puntualità ai richiami dell'allenatore. Adesso c'è questo pallone all'indirizzo di Diarra, controllato bene da Guarco, riesce però a recuperare e ha tenuto un palla capo, e a guadagnare pallone. Una ottima rimessa laterale, tiene alto il baricentro dei giocatori, maglia oggi completamente bianca, un Torino sì, che fa della grinta, della determinazione, della forza fisica, possiamo dire le sue armi migliori. Ma certo, stiamo rivedendo, ecco, quello che ha fatto Diarra poco fa. Anche Diarra non sarà un fulmine di guerra, perché basta guardare che leve lunghe ha, quindi per rendersi conto che non può essere rapidissimo, però grande fisicità da parte del centrocampista del Torino, soprattutto grande presenza lì nel settore di destra, dove in effetti il Genova aveva cominciato a macinare il gioco, quel gioco che poteva mettere in difficoltà tutta la difesa. Torino che viene in avanti sulla sinistra con Ropolo, fermato subito in fallo laterale in questa circostanza da Meucci, quindi rimessa dei giocatori oggi in maglia completamente bianca. Intanto continuano le indicazioni dei due tecnici, in particolare vediamo Antonino Asta che vuole di più dai suoi, vuole chiudere probabilmente l'incontro. Vediamo, bravo, qui c'è una buona opportunità. E c'è rigore. E c'è, caro mio, c'è il rigore. Rigore netto, ci sembra netto in questa circostanza, lo rivedremo tra poco per il fallo su Pinelli. Ecco Pinelli che va via, viene affrontato in questa maniera da Mannella. Sì, non rigore. È un grosso fallo, però con la mano sinistra va a schiacciare proprio la spalla destra di Pinelli, quindi probabilmente il rigore ci sta tutto, anche perché il direttore di gara era lì a meno di 3 metri. Pinelli, Torino 2, Genoa 0. Andiamo subito da Antonino Asta. Non ha voluto guardare il rigore, un po' di scaramanzia comunque. 2-0, Genoa 10. Non li guardo mai perché all'inizio di stagione abbiamo sbagliati tanti, anche decisivi. Allora da quando ho incominciato a non guardarli più ho portato bene. Quindi come dici tu, un po' di scaramanzia che sappiamo nel calcio non guasta mai. 2-0, adesso bisogna essere bravi a mantenere questo risultato più che mai, compatti e andare. Può essere questo qualcosa di più di un piccolo vantaggio? Adesso poi torniamo, c'è stata l'esultanza. Ecco, se mi ripotete la domanda, ridire la domanda. No, prima, dato che sul primo gol ha detto beh, abbiamo un piccolo vantaggio adesso. Avessi, con questo 2-0 probabilmente dirà che è qualcosa sì, di più. Ricordiamo che si gioca 11 contro 10. Taglio! Attenzione. Oltre al doppio vantaggio c'è anche il vantaggio della superiorità numerica. Dobbiamo ricordare l'espulsione del numero 7 del Genoa, Said. Prova a salire sulla sinistra Pinelli, autore del gol del 2-0 direttamente dal dischetto. Ma certo, Torino che ha, come vedete, dovrà soffrire altri 10 minuti più recupero per arrivare ai quarti di finale, che dobbiamo dire, visto l'atteggiamento in campo e visto la qualità oggi espressa dalla formazione di Antonino Asta, merita nettamente. Ma certamente questo 2-0 ci sta tutto quanto per quello che ha fatto la formazione di Asta fin qui. Sicuramente una gara positiva quella del Torino, una gara fatta di semplicità, di linearità e soprattutto dei canti fluidi nella manovra offensiva. L'abbiamo visto proprio nell'ultima azione, sono venuti fuori con 3 passaggi, hanno messo Pinelli nelle condizioni migliori di guadagnarsi un calcio di rigore. Ecco, a proposito di Pinelli, volevo dire, un giocatore che ha sofferto molto, si è sacrificato molto perché non ha avuto grandissime occasioni. Sai, i centrocampisti si sono preoccupati più di difendere che non assisterlo in fase offensiva, però al momento giusto probabilmente ha trovato l'acuto giusto. Ci sarà una sostituzione per il Torino, è così Francesco? È così, allora entra? Entra Fumana ed esce De Sciaramu, non cambia la situazione tattica 4-4-2, 4-4-1-1. Perfetto. Le indicazioni di Antonino Asta, eccolo, pronto a entrare in campo il numero 17 Fumana, è un ragazzo del 94, giocatore anche questo interessante, è un attaccante, quindi non cambia granché nell'atteggiamento dei Granata oggi, che ricordiamo in maglia completamente bianca. Eccolo Fumana sul terreno di gioco, andiamo ad ascoltare. Sì, ora facciamo una battuta al volo, complimenti, grande partita, state tenendo molto bene il risultato, avete raddoppiato. Sì,
Però la partita ancora non è finita, dobbiamo stare sempre attenti. Insomma, è un Toro che voleva vincere questa gara per ribaltare quel 7-0 in Coppa Italia. Ci state riuscendo? Sì, sì, abbiamo preparato al meglio e va bene così, sta andando bene, dai. Merito di Asta. Sì, sì, sì. Eh sì, vogliono bene all'allenatore i ragazzi. È un allenatore che si fa voler bene con quella sua grinta, la determinazione e soprattutto ha veramente una carica eccezionale Antonino Asta, che trasmette sicuramente a tutti i ragazzi del settore giovanile, in particolare della sua squadra della Primavera. Beh, rispecchia un po' quelle caratteristiche che da giocatore, che aveva da giocatore, quindi un giocatore votato al sacrificio, un giocatore con buona tecnica ma grande corsa da parte del tecnico del Torino quando giocava. È un giocatore, quindi, tra l'altro, e soprattutto aveva una grinta eccezionale, quella grinta che adesso gli ha permesso di arrivare, insomma, in nazionale, ricordiamolo. Quella grinta che gli ha permesso di mettere in campo almeno oggi una squadra che, insomma, di fronte a un Genova che sulla carta sembrava più competitivo e favorito dai pronostici, insomma, ha sfoderato fuori una prestazione molto bella, molto positiva, e sta portando a casa un risultato veramente interessante. Veramente importante, Toro Torino vicino ai quarti di finale della 64esima edizione del torneo di Viareggio, e dobbiamo dire a questo punto di quarti di finale davvero importanti. Ricordiamo che Torino, insomma, vicino ai quarti, come però del resto potrebbe raggiungere la formazione di Torino Asta. Formazioni, appunto, squadre come Lazio, Roma, tanto per fare dei nomi, Juventus che ha vinto 5 delle ultime 9 edizioni del trofeo di Viareggio, insomma, grande qualità. Forse la sorpresa è del Parma, perché credo che il Parma sia passato ai ricordi. Il Parma, no? Ha eliminato l'Inter. Sì, insomma, diciamo del grande. Ma poi alla fine difficilmente manca la qualità al torneo di Viareggio. Poi, insomma, vuoi per un motivo o per un'altra, le squadre che arrivano in finale, ai quarti di finale, sono sempre state anche in passato le migliori, quindi grandi sorprese non ce ne sono state quasi mai. Torino adesso con comodo allarga il gioco sulla sinistra all'indirizzo di Gatto, pallone messo fuori, però come vedete ormai è padrone del campo anche con Ropolo che va alla sovrapposizione, pronto per il cross nel mezzo, mette fuori in questa circostanza perché ha capito tutto il numero 24 Bani, ma Torino che adesso, insomma, è assoluto padrone del campo. Sì, è un Torino, ripeto, ha giocato una grandissima partita, però è stato anche agevolato dalla prestazione del Genoa, un Genoa ben lontano dai suoi standard migliori, un Genoa che ha faticato dall'inizio. Adesso lasciamo stare il vantaggio del Torino che forse ha sconvolto un po' i piani. Seguiamo questo calcio di punizione, questo calcio d'angolo. Sì, un calcio d'angolo che cambierà poco però nell'equilibrio dei valori in campo, perché Torino 2, Genoa 0, mancano solo 5 minuti. Ricordiamo ancora una volta che il Torino sta giocando, o meglio, stava giocando in superiorità numerica. Qui c'è il fallo commesso, se non sbaglio, dal numero 4 Chiosa. Dovrebbe essere lui il giocatore doppiamente ammonito, quindi espulso. Andiamo a bordo campo. Abbiamo visto il disappunto. Attenzione, ci sarà anche un cambio. Sarà anche un cambio sempre nel Torino. Affrettano i tempi i ragazzi di Antonino Asta. Vogliamo andare a sentire direttamente dall'allenatore cosa cambia. È stato espulso uno dei migliori in campo. Sì, uno dei migliori in campo, il numero 4 Chiosa, è espulso per doppia ammonizione. Ma d'altra parte c'era la munizione, ha agito per il meglio ancora una volta il direttore di gara, perché in questa ripartenza poteva diventare pericolosa questa ripartenza, quindi c'è tutto il fallo da parte del centrale difensivo del Torino e ci sta tutta la munizione. Intanto entra Cinaglia, giocatore classe 94. Dai Davide! Sentiamo le indicazioni di Antonino Asta. Andiamo da lui. Mister, non ci voleva questa espulsione, guasta un po' il risultato. Sì, peccato. Adesso poi oltretutto, a parte la partita di finire, peccato, è uscito secondo me uno dei migliori in campo, se non il migliore in assoluto. Sì, neanche per. Aspetta, vediamo cosa sarà, è un peccato, però. Se anche perché scatterà la squalifica. Assolutamente sì, purtroppo.
È un peccato, è un peccato per il Torino, perché Chiosa aveva giocato molto bene, l'avevamo detto. Siamo contenti di condividere il giudizio con Asta, col suo allenatore. Uno dei migliori in campo insieme con il compagno di reparto Fiore. Sì, hanno giocato una grande gara tutte e due i centrali, però anche i laterali, perché come dicevo prima anche Ropolo e Isoardi insieme a Fiore e Chiosa hanno formato un quartetto che difficilmente ha dato grosse occasioni agli avanti del Genova. La rimessa a favore del Torino, 3 minuti più recupero alla fine, si rimane sul 2-0 a favore dei Granata oggi in campo con una maglia, con una tenuta completamente bianca. Torino che ha meritato, dobbiamo dire, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, l'accesso ai quarti di finale di questa 64esima edizione del trofeo di Viareggio della Coppa Carnevale. Qui vediamo andare via molto bene sulla fascia Diarra, fermato fallosamente, ci sarà una nuova ammonizione. Una nuova espulsione, anche questa per doppia ammonizione, esce dal campo il numero 4 Meucci. Quindi Genoa che rimane in 9, però dobbiamo dire di un incontro complessivamente corretto. Nonostante le 3 espulsioni. Sì, in effetti è così. Forse ecco, nel giudizio sul direttore di gara diciamo che ha ammonito un po' con troppa facilità, e poi alla fine quelle ammonizioni date in precedenza hanno prodotto le espulsioni.